Giovanni Altobelli, cultore storico di Filetto, come è nata questa iniziativa? Allora, questa iniziativa è nata, diciamo, che uno storico italiano di Venezia, Umberto Ludovici, che da 8 anni vive a Monaco di Baviera, ha trovato sul sito, sul blog di Asserci Racconta, il mio nome di un articolo pubblicato il 7 giugno 1900, 2019. E io purtroppo ho una documentazione già dal periodo di Mattia Defragar del 69, che ho messo a fuoco tutti gli articoli che uscivano all'epoca quando è scoppiato lo scandalo. E dopo questa, dato che una storica di Monaco stava scrivendo la storia di un paese che si chiama Pukingen, a 20 km da Monaco di Baviera, e ha trovato queste notizie che loro non lo sapevano, se non che il sindaco di questa cittadina, Steiner, avevano intestata tempo prima, dopo la sua morte, una strada che porta al nuovo cimitero di questa città. E allora loro sono rimasti sorpresi che questo è stato un vescovo che era nato nel 1915, aveva studiato da prete e poi è stato chiamato alle armi nella Seconda Guerra Mondiale e poi è diventato prete e nello stesso tempo lui non si è pentito di questo fatto, anzi nel 1961 a una cittadina del bavarese Bad Dölz ha detto messa con gli ex nazisti, quindi si è pentito di questo fatto. Nel 1969 Der Spiegel, giornale tedesco, importante, scoprì che la Procura della Repubblica di Francoforte sul Meno stava indagando su un crimine perpetrato a Filetto il 7 giugno 1944, dove vennero ammazzate 17 persone. Se non che questo sindaco, poi, dato che ha fatto il chirichetto De Fregri. a Defregher, quando era, però non si sapeva del suo passato da militare, e allora hanno avuto questa cosa, hanno contattato il blog di Asserci Racconta e mi hanno contattato e io ho accettato, però io non avendo, come si dice, titoli Ecco, tu hai coinvolto le associazioni. istituzionali, ho coinvolto l'associazione, un circolo di Filetto che il presidente purtroppo recentemente scomparso, il seguito, il direttivo ha dovuto prendere in mano la situazione e oggi si commemora questo fatto storico dopo 78 anni. E la cosa bellissima è che, diciamo, Filetto possa passare nella storia, nel senso che diventi un paese di riconciliazione, di perdono, affinché diventa un circuito importante per le future generazioni, per, diciamo, dimenticare la guerra di quello che è stato nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi diventa un circuito che venga conosciuto al mondo, perché noi abbiamo intenzione di creare un Toles alla Piana di Fugno di un'altra vittima uccisa dai tedeschi, un ragazzo liceale del 43, ammazzato il 25 di settembre, sempre dai tedeschi. Allora, l'augurio nostro di questi pochi Sia solo rimasti l'inizio. è che diventa un paese di, non di turismo, ma un paese di umano, un paese che deve dimenticare la guerra e deve accettare le cose piuttosto buone nella vita. Solo Grazie questo. Giovanni, grazie. Prego.